Salve a tutti i soldati, sono Peter Harmon, un secondo video molto ravvicinato, sono in compagnia di Art. Ciao ragazzi. E oggi siamo davanti alla mastodontica e amabile, direi, autoblinda AB43. Allora, andiamo, faremo un breve video in cui parliamo di questo mezzo qua da fuori e se usciamo anche da dentro. Cominciamo con i dettagli. All'esterno possiamo subito vedere che la corazza è tutta imbullonata. Esattamente. Cioè l'arma è stata fatta così? Esattamente, è stata imbullonata. Molti appassionati o anche storici spesso e volentieri ci menzionano l'utilizzo di rivetti, soprattutto su molti carri italiani. E qua mi dispiace ragazzi, ma devo contraddirvi, questo è effettivamente un rivetto, questi invece sono bulloni. Ma la differenza tra bullone e rivetto magari la faremo vedere dopo all'interno, che è molto più chiara. Muovendoci verso il basso abbiamo i ganci di sollevamento per sollevare il mezzo, il gancio di trano per trainare veicoli o cose, abbiamo due jerrycan, una per lato da 20 litri, abbiamo questi pomelli qua che servono al conducente per avere la reference di quanto largo è il veicolo in maniera potersi infilare in strade strette o mentre sta parcheggiando, ad esempio. Abbiamo la tromba, abbiamo il claxon, la tromba, come vuoi chiamarla, e abbiamo i due pistol porta ai lati. Non sono pistol porta. Vorrei alzarlo perché si può alzare, non lo farò per una questione che secondo me qualcuno mi cazzerà. Questi sono semplicemente, si può vedere bene dal lato se magari fai una ripresa, i fanali. Si tratta di fanali che venivano ovviamente protetti quando ovviamente il veicolo magari di giorno avanzava nelle steppe desertiche invece che dovunque andasse. Invece di giorno, appunto, e di notte, scusa, venivano sollevati, avevamo i fanali. Altri due fanali sono posizionati sul retro, questi non protetti invece. Un'altra cosa che si può notare, questa è un'aggiunta postbellica. La versione originale aveva solo due trombe di classica fattura. Questa è probabilmente una sirena. Perché ragazzi, un dato che non abbiamo detto, ma secondo me vale mantenerlo, menzionare, scusa, è che l'autoblinda AB43 venne prodotta in ben 102 esemplari tra il 1943 ed il 1945. La cosa tra virgolette triste di questo veicolo è che purtroppo non ebbe mai la possibilità di entrare in servizio con il Regio Esercito, ma solo ed esclusivamente con la Wehrmacht e con la Heer, diciamo, tedesca, quindi la Luftwaffe, l'organizzazione Todt in certe occasioni e altre unità non italiane. E questo veicolo probabilmente è stato recuperato perché l'autoblinda B43 venne usata solo ed esclusivamente nel dopoguerra dagli italiani, prevalentemente dalla polizia, anche se alcuni veicoli vennero utilizzati anche dall'esercito e dai carabinieri. Quindi immagino che questa aggiunta sia una sirena aggiunta nel post-guerra per la sirena della polizia. Allora accetterei anche adesso che siamo saliti all'altezza dello scafo, muoviamoci dalla parte alta, possiamo vedere la torre che è equipaggiata di mitragliatrice corsiale, mirino che è da questa parte qua, e poi abbiamo il cannone di cui ci parlerà l'altro ospite, il signor Mondo Militare. Prego. Salve ragazzi, allora questa è la Breda 20, forse l'arma più di successo che l'Italia, una delle armi di successo che l'Italia schiererà durante la seconda guerra mondiale e probabilmente una delle armi più di successo in generale della Breda. La Breda 25 ha una storia molto complicata, ora non starò qua a farvi tutta la storia della Breda 20, della Breda modello 35. Fu un'arma talmente apprezzata che anche gli eserciti alleati, soprattutto il Commonwealth, l'Inghilterra, i vari paesi che abitavano intorno al Commonwealth, spesso riutilizzavano non solo nella versione che abbiamo montata qui, ma anche nella versione antiaerea. Pensiamo ad esempio alle varie Marmon Harrington, ai carri Morris. Questo cannone, originariamente nato per impiego antiaereo, si dimostrò anche abbastanza efficace nell'impiego contro veicoli corazzati. Sicuramente non parliamo di un impiego contro mezzi corazzati come può essere un Tiger, per citare il più famoso, ma aveva la capacità di penetrare fino a 30 mm, ad esempio. Un bersaglio sicuramente in grado di essere penetrato dal 20 mm era la Coeva Hammer britannica. La Hammer era una scout car, secondo la terminologia britannica, secondo quella italiana la potremmo definire una turbina media. Questa è una delle prime versioni con una 15 mm Besa come arma principale e una 7,92 Besa coassiale. Nelle versioni successive avrà addirittura un cannone da 40 mm, cosa in realtà molto similare a quello che succederà con la B40, perché la prima versione, la B40, era armata di sole mitragliatrici, una sola coppia di Breda 38, questa già con un 20 mm, una coppia di una coassiale da 38, e successivamente verrà anche introdotto il prototipo che non entra purtroppo mai in servizio, che era la B43 cannone, che aveva in realtà la stessa base di questo veicolo come motore e scafo,
veniva solo modificata per quanto riguarda la torretta, armata con un cannone da 47-40 modello 1938 che vediamo anche sull'M1542 e piccole altre modifiche come la rimozione delle postazioni posteriori laterali che vedremo successivamente. Allora, la B43, come tutte le auto blind della serie B, aveva un grande difetto che potremmo dire, ed era la torretta monoposto. La torretta monoposto quindi costringeva il comandante a svolgere diversi ruoli, tra cui appunto comandante, cannoniere, caricatore del suo stesso cannone e della mitragliatrice, insomma davvero tanti ruoli che un solo uomo difficilmente riesce a gestire tutti in una situazione di combattimento. Possiamo vedere ovviamente il boccaporto a due porte superiori e si può vedere molto bene il supporto antiaereo per la Breda 38, in questo caso non montata. Tra l'altro il supporto antiaereo venne montato su solo pochi veicoli, quindi comunque qualcosa di molto particolare vederlo oggi montato su un veicolo del genere. Qua abbiamo una feritoia per la difesa ravvicinata, ce n'era un'altra qui, ovviamente è la stessa, quindi esternamente si vedeva così, internamente questa. Un revolver che ruotava, qua c'era, si apriva questa zona e si poteva infilare la propria beretta di ordinanza e sparare agli inglesi che si avanzavano, che non è mai male sparare agli inglesi. Le ruote di scorta erano libere di ruotare sul proprio asse e quindi potevano tranquillamente aiutare il mezzo, il pilota e l'equipaggio a superare gli ostacoli in caso se ne fossero incontrati. Iniziamo subito con, allora, sulla destra possiamo notare due file, diverse file di caricatori dipinti di bianco. Queste sono le rastrelliere, tra l'altro in legno, quindi molto dannose in caso di incendio, per i cannoni, i proiettili, scusatemi, da 20 mm come in clip da 8 colpi, quelle più grandi, mentre quelle verticali sono quelle per i caricatori da 24 colpi della Breda modello 38. Come si può notare all'ingresso nella mitragliatrice sulla posizione posteriore c'è ancora oggi una Breda 38, una mitragliatrice media Breda modello 1938 con il suo caricatore da 24 colpi superiore, e come si può vedere all'esterno c'è la sua gobba, perché il caricatore essendo superiore aveva bisogno di spazio maggiore per la manutenzione. Un'altra cosa interessante sono i serbatoi che abbiamo. Questo da 20 litri era il serbatoio di riserva, mentre il serbatoio principale era sotto il vanoppaggio, sotto il pavimento, mentre il secondo serbatoio era davanti al pilota, e dietro abbiamo quello da 10 litri dell'acqua. Un dato molto interessante: durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la campagna d'Africa, questo serbatoio, essendo molto vicino al vano dei pilota e pilota posteriore e mitragliere, era molto vulnerabile al tiro delle mitragliatrici o delle armi anticarro, anche perché molto spesso l'equipaggio avanzava con il motore davanti per avere una protezione maggiore. E questo serbatoio diventava un serio problema perché poteva prendere fuoco, essendo benzina bastava una minima penetrazione per avere un incendio davanti al mitragliere e al pilota. Di conseguenza cosa facevano? Tendenzialmente non riempivano questo serbatoio e si affidavano alle taniche esterne che abbiamo visto prima, sia davanti che sui lati del veicolo. Qua avevamo, ovviamente, postazione per pilota, dietro una radio RF-MCA. Cos'altro possiamo dire ancora? Qui c'era la posizione del secondo pilota, perché in caso questo veicolo era stato sviluppato per il combattimento in montagna o nei villaggi desertici, dove il terreno è stretto e non si possono fare grandi manovre. Quindi, tramite un semplice tiro di leva, che dovrebbe essere questa qua che vediamo, il pilota anteriore regalava, tra virgolette, la capacità di pilotare al pilota posteriore, che aveva una sua visuale, che noi non vediamo, una sua feritoia lì dietro. Il volante era rimovibile e il sedile abbassabile per far accedere l'equipaggio, che poi veniva appunto chiuso il sedile e chiuso il volante per guidare. E il pilota posteriore sfortunatamente aveva solo 4 marce rispetto alle 6 che aveva il pilota anteriore, quindi è un veicolo con 6 marce anteriori e 4 retromarce. Dietro si può notare, ovviamente coperto, il motore SPA ABM3 da 108 cavalli, che permetteva una velocità di 81 km/h, che sfortunatamente non aveva una paratia tra il mitragliere e il pilota, e questo quindi in Africa causava ovviamente un sacco di guai a causa del caldo che ne scaturiva, e ovviamente in caso di incendi o qualsiasi altro problema l'equipaggio era a stretto contatto con il motore, quindi di conseguenza molto spesso a causa del calore generato dal motore venivano lasciati aperti tutti i boccaporti dell'equipaggio. Stando all'esterno e al mezzo, vogliamo ancora dire due cose velocissime. Questa sarebbe il trasporto esterno delle granate fumogene, che venivano caricate normalmente sul retro. Il retro qua avevamo 5 granate fumogene, ora non vi farò muovere la telecamera perché è un casino, abbiamo 5 diverse rastrelliere per candelotti fumogeni,
E interessantemente il comandante, tramite un cavo, tramite una maniglia, poteva far muovere questo cavo, che adesso io mosso probabilmente mi uccideranno per averlo fatto, e semplicemente cadevano, banalmente, il sistema più semplice del mondo, tirando la leva faccio cadere una bomba a mano, una bomba a mano fumogena ovviamente, un candelotto fumogeno, che poi generava dal suo fumo, l'unico dato negativo appunto è questo cortina fumogena che veniva scaturita solo ed esclusivamente sul retro nel mezzo. Anche i carri armati M e i semoventi degli italiani avranno una scatola simile porta fumogeni posteriore, e lo stesso problema sarà il fumogeno, la cortina fumogena si crea dietro nel mezzo, non davanti. Sì. Bene, avete visto il mezzo, avete visto com'è fatto, ora vi dico un paio di particolari su questo qua in particolare. Era nato come mezzo ferroviario, quindi potevi cambiare le ruote gommate per metterci delle ruote da treno per andare sui binari. È stato in servizio alla polizia ferroviaria per un bel po' di tempo, solo che poi quando hanno cominciato a rimuovere dal servizio è stata recuperata e restaurata al suo aspetto 1943. Bene, detto questo, io concludo qui e ci vediamo al prossimo video.